È stato ufficializzato ieri all'ora di pranzo alla redazione della Nuova Sardegna l'accordo per l'affitto della testata locale per 3 anni alla DB Information di Roberto Briglia e Gianni Vallardi. Il quotidiano della scuderia Finegil, guidata da Monica Mondardini e Carlo De Benedetti, è stato ceduto con un contratto di affittanza per rispettare i limiti antitrust in vista della fusione con i Tedi. I dettagli dell'accordo saranno illustrati giovedì a Roma nella sede del Gruppo Espresso ai dipendenti della Nuova Sardegna dai vertici della Finegil, alla presenza anche dei due manager ex Mondadori e RCS che incontreranno le rappresentanze sindacali dei giornalisti e dei poligrafici sardi. Sulla serietà dei nuovi affittuari, secondo i giornalisti della Nuova, non si discute. Abbiamo apprezzato le loro dichiarazioni sul nostro giornale, ma questo non significa, affermano i rappresentanti del comitato di redazione, che non siamo preoccupati, perché è un momento di passaggio storico, molto importante, ma non abbiamo paura. La storia secolare della testata consentirà di sopravvivere anche a questa nuova avventura. I conti della Nuova Sardegna sono in attivo, per cui non si dovrebbero avere azioni differenti da quelle che avrebbe portato avanti nella gestione lo stesso Gruppo Espresso. È chiaro, affermano ancora le rappresentanze sindacali, che qualsiasi azione ingiustificata di riduzione di organico riporterebbe in auge il pacchetto di giornate di sciopero già indette dall'Assemblea dei lavoratori.